Ciao ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo episodio del gameplay dedicato a The Sims 4 e ragazzi, siamo in game perché, diciamo, sono le 12 di martedì, stavano dormendo loro in realtà, lei si è svegliata infuriata ragazzi, perché perdere il controllo? Amo, ma non romperci le palline, fatti una doccia fredda così ti riprendi, molto infuriata, amo, va bene se lo dici tu. Allora, la nostra Martina sta andando, diciamo, a fare colazione con un pezzo di pizzas, mentre lui lo prendiamo qui e gli facciamo riparare questo lavandino. Vedete, da quando io ho chiesto che qualcosa si rompesse in casa, si sta rompendo tutto, ma d'altronde in questo gameplay, come abbiamo detto, ci sono cose che si rompono, che si fulminano, che si incendiano, come se non ci fosse un domani. Allora, volevo vedere con voi, raga. Non questo, ma negozio dei premi perché abbiamo un sacco di premi. A parte le varie pozioni, rinnovatrice di Via della Stravaga, pozione addio stile di vita, via la paura, sostituto del sonno per riempire immediatamente il livello di energia. Molto bene. Benvenuto perenne. I sim che godono del benvenuto perenne si comporteranno di più come se fossero a casa proprio nelle abitazioni altrui. Impermeabile, adorabile. Narratrice ottima, pozione della purificazione, sguardo acuto, scoprono i tratti degli altri semplicemente osservandoli. Assolutamente sì, riscattiamo subito sguardo acuto e poi vediamo un po', potremmo anche mettere le abilità di mattina, adoro, senso commerciale. Vendono gli oggetti che hanno creato per più simoleon, servizi gratuiti, antigelo, dalle basse temperature, imprenditoriale. I simi hanno maggiori probabilità di ricevere una promozione durante la carriera. Direi di no. Vediamo, vediamo, termoresistenza. Ce ne sono, visione creativa, ammaliante, possono rendere chiunque di umore flirtante con una semplice occhiata. Adoro. Antisetti, fertile, oddio, senza preoccupazioni, poco famelica. Raga, scrivetemi anche voi magari qualche tratto o qualche premio che volete che la nostra Martina prenda. Da qui poi volevo capire. Prendi espo. Usato. Lava il bucato, amo. Lava il bucato. Ah, lui sta riparando qui. Molto bene. Molto, molto bene. Una parte di aggiornamento, tra l'altro. Amo, però se mi passi l'aspirapolvere sulle pozzanghere d'acqua direi che lucida alla perfezione. Però ce l'ha fatta, raga. Passa la. Pulisci il pavimento poi, sì, dai, visto che ci troviamo. Vediamo se ce la fa a pulire il pavimento. Ah, forse sì, forse riusciamo a togliere quella roba. Perché lei è infuriata? Giornata peggiore di sempre. Amo, però anche un po' di allegria, non lo so, che ti porta via. Su via. Rubino ha sconfitto uno scoiattolo selvatico in un combattimento corpo a corpo. Ma tutto a posto. Ma che problema. Oh, abbiamo pulito il pavimento. Finally. Riusciamo a lucidare alla perfezione questo bancone anche? Così puliamo tutto. Adorabile. Bravissimo. Bravissimo. Amo. Che te lo dico a fare. Vieni qua, vai. Vai a fare la cacca furente. Adorabile. Visto che ci troviamo, ragazzi, potremmo aggiornare. Guardate qua, aggiungi un prosciugatore di H2O. Ordinato, assolutamente sì. Aggiorniamo, ragazzi, rubinetti robusti per ridurre la frequenza dei guasti. Io lo farei non subito, di più. Che bello che i nostri sim. Ecco, questa cosa che i sim cambiano la personalità o comunque gli venga aggiunto qualche tratto in base alle cose che fanno durante la giornata, durante la loro, diciamo, vita, mi fa stra piacere. Allora, amo, tu invece vieni qui, riempi tutte le ciotole per animali. Sto aspettando che Joseph torni da scuola, raga. Sto aspettando che Joseph torni da scuola perché comunque. Ma Joseph in tutto questo cosa sta facendo? Stringe amicizie. Un cazzo. Cioè, non sta facendo proprio nulla di tutto questo. Ok, mandiamo un messaggio ad Akira. Che me l'avete tanto, tanto consigliato. Mandiamo un messaggio. Inviamo un SMS e poi chiacchieriamo. Dai, lei è molto infuriata, però amo 7 ore di questo infuriamento. Anche no, cioè, dai, su via. Ecco, io volevo andare in discoteca con la nostra Martina. Lui, tra l'altro, ha flirtato con questo Rua la Lela. Non so perché, raga. Da dove, da come, perché.
stiamo aggiornando e questa cosa io la adoro. E poi, visto che ci troviamo, prendiamo degli avanzi per mangiare. Intanto Joseph è tornato, volevo fare con lui per l'appunto. Ha finito con la scuola, il suo lavoro soddisfa, ma gli insegnanti penso che potrebbe migliorare facilmente se solo si impegnasse un po' di più. E tu c'hai ragione, amo. Tu c'hai ragione. Brucia sandalo focalizzante. Ernesto ha finito di installare l'aggiornamento. Bravissimo. Vai qui. È annoiato, raga. Ok, lui sta mangiando molto bene. Intanto mi arrivano delle mail. È annoiato. No, amo, non puoi essere. Madonna, ma in questo abito lo amo. Lo amo. Mi piace tantissimo. Cerchiamo di, raga, fare questa cosa del. Lei intanto è incazzata nera come le merde. Prendi e sposta il bucato, aggiungi all'asciugatrice pulito e fradicio. Vai. Allora, mi risulta. Allora, se adesso non mi fai questa roba, fai velocemente i compiti. Vediamo se ce la facciamo, raga. Io non ho. Disegni scolastici. Adoro! Adoro i disegni scolastici. Proviamo, vediamo se ce la facciamo, raga. Vedete, finisci i compiti due volte quando hai la mente concentrata. Io spero vivamente, guarda, accelero un attimo perché spero vivamente che lui rimanga concentrato. Non devi parlare con tua mamma. Ce la fai a farlo? Oh, uno ce l'abbiamo fatto, raga. Sì, allora l'altra volta praticamente cos'era successo? Mentre stava facendo i compiti, praticamente mi era. Asciuga il bucato. Mi era cambiato lo stato umorale. E quindi non ce l'avevamo fatto. Dai, molto molto bene. Fai il bucato, aggiungi la lavatrice. Gli abiti comunque sono già asciutti. Metti nell'inventario. Ma cosa mette nell'inventario? Tutta la cesta? Sì, amo. Oddio. No, è troppo pesante. Rubino è stato morso da uno scoiattolo, ma possono curare malattie, quindi tieni d'occhio il tuo amico. Che noia. Andiamo, usciamo, basta. Andiamo ad una serata pomeridiana, manco fossero adolescenti. Viaggia e ci portiamo insieme, ragazzi, le nostre amiche Tai, Lia e Luana. Assolutamente sì, perché vabbè, Veronica è la nostra. Sì, c'è i nostri. Come dire, i nostri dipendenti. Però portiamoci loro tre, dai, raga. Su via. Sono le nostre amiche. Le nostre amichine. Vediamo se troviamo qualcuno a parte. Allora, qui ci abbiamo un po' di. Ecco qui. Ci sarebbe questa discoteca Paneuropa oppure la discoteca Lo Stemma del Narvalo. Andiamo al Paneuropa. No, Stemma del Narvalo mi sa più di pomeridiana. Andiamo al Stemma del Narvalo, raga. Adorabile. Si va in discoteca. Adoro, adoro. Ora magari la cambiamo anche, la nostra Martina. Le mettiamo gli abiti da festa, almeno. Ci proviamo. Dai, un po' di divertimento, raga, per queste ragazze bricconcelle. Su via, perché Martina ha bisogno, cioè. Il ristorante non sta andando proprio da Dio, ecco. Allora, abiti, cambia abito, l'abito da festa. Ci abbiamo sia uno che là. Guarda, è una pomeridiana, quindi ti metto questo. Adorabile. Vediamo anche Luana Sventura, dai. Altre azioni. No, non c'è. Amichevole. Non c'è cambia abito. Sfoggia l'animale. Storie, dai, racconta una storia coinvolgente con Martina, con Luana. Poi ci sono Lia, Kimma. Adorabile. Oh, c'è la musica, chi c'è, raga? Tugalang. Dobbiamo anche vedere un po'. Ballo nuziale di gruppo. Balla insieme. Sta per venirmi uno starnuto. Adoro, raga. Io questo locale l'avevo anche rifatto. Che noia che non lo trovo. Chi c'è? Kinsey Anthan e Darrell Charm. Oddio, raga, ci sono delle persone magiche. Hector Lauren. Raga, io sto attento. Ok. Facciamo. Yeee, guardatela come si sta divertendo. Raga, che pelo ha? Nelle braccia. No, vabbè, che sciccheria. Posso dire? C'è un pelo che neanche, non lo so, Wolverine.
Che tipa. Vabbè, te credo che poi sei single. Qui c'è un Joaquin Le Chien. E qui c'è. Guardiamo un po', raga. C'è Bernice Robles, ma è adulta. Joaimar Ma. Qui abbiamo Ulan Luo. Un Ulan Luo. Amo. No, tutto a posto. Allora, questo locale a me mi è sempre piaciuto, posso dire, forse tra le discoteche il migliore. Però io l'avevo modificato, era tanto carino. Confessa la no, barzelletta Tok Tok e sfoggia i muscoli. Nel frattempo, lui potremmo farlo socializzare con Sud Bun Ma. Che però io, raga, devo assolutamente far crescere poi. E lui invece socializza con Paniali, no, con Alessandra Colombo, dai. Cobalto, scusate. Ah, ma non c'è tanta gente interessante in questa discoteca. Forse avete sbagliato. Ma Lia Kim se la sta facendo con Hector Loran? Ah, molto bene. Oddio, lui è carino, però sono tutti sposati questi sim. Noi stiamo praticamente facendocela con Luana Sventura. Abbraccia. Dai, abbracciamola. Oh, la nostra dipendente, Veronica Coppola. Ciao, Ama. Chi c'è? Chi è? Abi? Abi Sinaga, carino. Sembra. Amo, è adulto. Allora, Alessandra Colbalto lascia. Abi Sinaga, ciao. Condividi consigli per sim socievoli. Vai subito qui a parlare con lui. Ma tipo ora, in questo momento. Ciao Abi. Parla della temperatura. Discuti dei pasti da gourmet. Amore. Offri generosità. No, vabbè. Complimento sincero. Mi piace lui. Scusate, flirtiamo subito. E chiediamo se è single. È anche un buon gustaio. Amo. Allora. Lei non la possiamo togliere com'è? Martina ha preso che Abi è single. Abi Sinaga, ciao. Parla del tempo nuvoloso. E dai consigli genitoriali. Cosa abbiamo appreso? È single e buon gustaio. Ci piace. Ed è fiducioso. Vabbè, bellino Abi Sinaga. Scusate, ma io vado un attimo qui. Perché vorrei parlarci da sola. E chiedi di fare remozia, no? Amichevole. Complimenti. Spendi parole gentili. Ma perché dobbiamo. Eccoci. Vedi che carino, raga. Non è per niente male. Chiedi della carriera. Se riuscissimo anche ad appartarci sarebbe meglio. Livello 4 di videogioco per Alessandra. Abi è disoccupato. Vabbè, non è un problema. Supporta barba e baffi di Abi e discuti degli interessi. E visto che ci troviamo, romantico, flirta, flirta. Ma chi è Rubino? Amo, ma. Ma vai a casa. Animale da festa, corretto. Mi piace come personalità. Scusate. Dov'è? Abi Sinaga. Animale da festa, corretto. Buon gustaio, adulto, disoccupato. Ottima compatibilità. E l'abbiamo visto, amo. Che c'è un'ottima compatibilità. Adorabile. Chiedi della moda preferita. Conferisci empatia. Dai consigli sulle riparazioni. Adorabile, aumenta la fama, raga. Adorabile. Cosa c'è qui? Usa interazioni buffe in un luogo affollato. Ah, ecco. Facciamolo, facciamolo. Fai un'imitazione. Gradisce lo stile bohemian, gradisce lo stile streetwear. Amo, cioè bohemian e streetwear, due cose completamente diverse, opposte. Comunque tutti stanno un po' interagendo, eh. Qui c'è anche coso che sta ballando Paolo Rocca in questo modo. Veramente, guarda il sim che balla, adorabile. No, volevo fare. Entusiasmati per la comicità. E racconto una barzelletta rivoltante. Volevo fare questa cosa, dato che penso sia un luogo affollato in questo caso.
Infatti siamo riusciti a farlo. Barzelletta Tok Tok. Chiediamo degli hobby. Chiedi di essere partner dei fichi fichi. Adorabile. Hobby. Chiedi degli hobby. Vediamo se c'ha degli hobby in particolare, raga. Dov'è? Aiuto. Ma perché si siede qua? Ma chi è lui? Vediamo, magari ha delle passioni particolari. Non gradisce la pittura. Vabbè, sappiamo solo questo. Scusate, flirtiamoci. Flirta. Lei è fiduciosa, raga. Secondo me possiamo anche, tipo, battuta di abbordaggio audace. Il gatto che ha bisogno assolutamente di una lettiera. Ma dobbiamo tornare. Raga! Flirtante! Flirtante! Non ci credo! Amo, si sono baciati! Così! Damblè! No, ma fai come Cenerentola, basta, scappa, vai via! Ciao! Come ce l'è? Lei non ce la può fare, raga. E si è emozionata. Cioè, si è emozionata proprio. Ha detto, scusa, mi ha baciato. Cioè, lui è andato da lei e l'ha baciata, raga. La limonata dura, proprio. Adoro, adoro, adoro. Va bene, ragazzi. Io direi che con questo fermo immagine della nostra Martina. Adoro questo fermo immagine. No, raga. Adorabile. Facciamole subito una foto. Che carina. In giro per la città a divertirsi. Io direi che con questo fermo immagine, con questa Martina che corre verso casa, direi che possiamo terminare qui questo episodio. Raga, mi sono divertito tantissimo. C'è questo Abisinaga che mi piace. Non so, raga, è che Akira Kibo l'avevo già usato in un altro gameplay. Poi era proprio diventato nostro marito, eccetera, proprio in uno dei gameplay di tanti anni fa, di un po' di anni fa ormai. E quindi volevo un sim nuovo. Abisinaga mi sembra molto carino. Gli dobbiamo fare un makeover decisamente di abiti, però molto carino. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate. E raga, siamo arrivati al punto dove vi dico sempre la stessa cosa: iscrivetevi al canale, attivate la campanella se siete nuovi. Se siete nuovi, in più dovete commentare perché vi dovete presentare, altrimenti commentate, fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia, mettete un mi piace, tasto super grazie se volete sostenere attivamente questo canale, oppure il link di Stand Gaming se vi manca qualche gioco, diciamo qualche espansione, lì la potete trovare in maniera scontata ma sicura. Io raga, per onestà intellettuale, vi dico anche che fino al 28 marzo ci sono gli sconti sulla EA, quindi ci sono le espansioni, alcune espansioni al 50%, ci sono comunque i pacchetti con una percentuale di sconto. Io, se fossi in voi, ne approfitterei. Raga, vi mando un bacio, dal vostro Danzo è tutto e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!